I casi sono in aumento, si sta diffondendo la variante Omicron 2 che come sappiamo è molto più contagiosa rispetto alla Omicron, che a sua volta era più contagiosa rispetto alla Delta, a quelle che circolavano prima. Inoltre sicuramente c'è un abbassamento della guardia, qualche comportamento più disinvolto, dovuto alla convinzione, diciamo anche corretta, che questo virus che circola adesso è meno cattivo rispetto a quello che circolava prima. E quindi, poi fra l'altro, sta aumentando pure il tempo intercorso dall'ultima dose del vaccino, quindi c'è un fisiologicamente abbassamento degli anticorpi. Cosa c'è da dire? C'è da dire che diciamo, dobbiamo cominciare a considerare questa fase pandemica come una fase di fatto di una pandemia influenzale, e quindi possiamo lanciare una sorta di messaggio di serenità per tutti coloro che si sono vaccinati, che sono in buona salute. E quindi queste persone vaccinate in buona salute possono vivere tranquillamente questo momento. Al contrario, le persone fragili, immunodepresse, con plurimorbilità e i grandi anziani devono continuare assolutamente a tenersi molto, molto riguardati. Probabilmente con l'avanzare della primavera e poi con la stagione estiva i casi diminuiranno, però il virus continuerà a circolare e quindi le persone fragili dovranno continuare a tenersi molto molto riguardate.